Buonasera, a tavola con la psicanalisi incontriamo questa sera Antonello Sciacchitano e Davide Radice, i traduttori di una nuova traduzione della questione dell'analisi laica di Sigmund Freud, edito dalle edizioni Nemesis. E cominciamo subito con la domanda di base, cominciamo con Antonello. Perché questa nuova traduzione? Perché si è resa utile e forse anche più che necessaria? Prego. Le traduzioni dopo una vita di 20-25 anni hanno bisogno di rinnovarsi, è un'esigenza biologica, sono vecchie e sono da portare nel luogo dove stanno i vecchi. Bisogna ritradurle perché bisogna ritradurre i testi perché i testi invece non invecchiano, le traduzioni invecchiano, i testi no. In particolare la traduzione ufficiale di Freud è invecchiata rapidamente. Ci sono svarioni, c'è il castration complex tradotto come complesso di evirazione. Ci sono cose che non stanno in piedi. E allora ho deciso, scaduti i diritti editoriali di Freud, di buttarmi in questa impresa. E ho avuto la fortuna di incontrare un compagno che mi ha dato una grossa mano, Davide Radice. Sì, una domanda a Davide appunto. Com'è che per questa traduzione vi siete messi in due? Perché solitamente diciamo le traduzioni si fanno individualmente. E in particolare cos'è che ha spinto insomma a mettersi uno più sperimentato, no? Uno psicanalista anni con uno più giovane che è in formazione come psicanalista, leggo sulla del libro. Prego, Davide. Beh, diciamo che è nata proprio all'interno dell'analisi che sto facendo con lui, quindi siccome diciamo, è propriamente il contenuto alla fine, no? Dell'analisi, quello che possiamo poi trovare in questo testo, cioè che cos'è la psicanalisi e soprattutto per me era, diciamo, il tentativo di approcciare il problema della formazione, no? Nel senso che l'analisi laica in questo caso è anche qualcosa che riguarderà il mio futuro. Quindi, da questo punto di vista, l'interesse è un po' questo. Poi, effettivamente, lavorando insieme a Sciacchitano, mi sono accorto che si pensa collettivamente. E a sua volta questo aspetto lo vediamo nel rapporto che abbiamo avuto anche con gli altri traduttori, che abbiamo cercato di fare, come dire, un lavoro collettivo prima io e Sciacchitano e poi allargando a tutti gli altri traduttori che abbiamo confrontato il nostro lavoro, sia con Strechi e poi con Musatti, ma anche con i traduttori spagnoli e argentini, quindi Ballesteros e Ceverri. E poi per finire con gli italiani, quindi è stato come una specie di coro, ecco. Sì, Antonello, ci puoi dire qual è la situazione oggi rispetto agli analisti laici, cioè agli analisti che non provengono dalla formazione della medicina? E oggi dovremmo anche, come dire, allargare, cioè nell'analisi laica di Freud si intendeva appunto quella dei non medici, ma oggi dovremmo dire non medici e nel caso può capitare anche non psicologi, cioè appunto un laureato in un'altra specialità. Sì, io ho fatto mio uno slogan che non è mio, è stato formulato una dozzina di anni fa dalla famosa rivista medica inglese, British Medical Journal. Too much medicine, troppa medicina, c'è troppa medicina nella psicanalisi. Il lavoro da fare è demedicalizzare la psicanalisi. Freud ha provato a farlo, secondo me è partito col piede sbagliato, perché per demedicalizzare la psicanalisi Freud è andato contro i medici, che
questo secondo me è sbagliato. Non bisogna andare contro le persone, bisogna andare contro le idee. L'idea della psicanalisi freudiana è che sia una scienza medica, ma la medicina non è scienza, è una tecnica applicata. Questa bisogna combattere, non i singoli medici, neppure la classe medica. Allora, per rilanciare Freud, bisogna fare due passi. Uno, un passo destruente, distruttivo, togliere l'ingombro del paradigma medicale della medicina. Due, un passo costruttivo, ricostruire la psicanalisi in modo etico, sulla base di assiomi che sono freudiani. Questo è il lavoro che ho fatto io con questa traduzione, grazie alla collaborazione di Davide. Davide, com'è che si è strutturata questa traduzione? Nel senso che mi sono trovato a dire, parlandone, che sono due libri in uno praticamente, no? Perché il peso delle note è importante e più che dare delle indicazioni, proprio si avverte, come dire, avete messo il modo in cui l'avete tradotto, no? Avete preferito fornire anche i criteri, diciamo, della traduzione. Com'è che questo è arrivato appunto a costituire quasi un secondo libro nel libro? O un commento molto lungo, insomma. Sì, 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 sì. Ma diciamo che ci sono appunto almeno due aspetti che approfondiamo nelle note. Appunto, da una parte c'è questo progetto appunto di demedicalizzazione, e quindi c'è un'analisi, diciamo, di quello che è il problema, ma anche una critica anche molto forte della soluzione che ha cercato di dare Freud. Alla fine i problemi che lui aveva, che ha lasciato in sostanza irrisolti, erano problemi che alla fine vediamo ancora oggi, quindi era diciamo un lavoro filologico che diventava però un lavoro anche nell'attualità, appunto. L'altro aspetto è sicuramente quell'aspetto, diciamo, di traduzione, l'aspetto linguistico, e se vogliamo anche questa critica che abbiamo portato avanti anche rispetto alla traduzione di Musatti, no? Perché ora sicuramente il lavoro che abbiamo fatto è un lavoro anche di pensiero, cioè ovviamente nel momento in cui traducevamo ci siamo dovuti far carico di una serie anche di problematiche proprio nel pensiero di Freud, e abbiamo visto che in sostanza questo lavoro non era stato fatto ad esempio da Musatti, che in sostanza abbiamo dimostrato in molti casi va a tradurre da Strachey, cioè va a tradurre dalla traduzione inglese e non dal tedesco. E quindi nel momento in cui abbiamo anche cercato di portare avanti questo discorso di pensare collettivo, quindi non in una condizione maestro-allievo, quindi non mettendoci noi nella condizione di maestri, abbiamo anche criticato l'atteggiamento magistrale di Musatti, che a sua volta era alunno di Strachey, cioè in sostanza si piegava le sue interpretazioni anche quando queste, come abbiamo visto, erano errate in sostanza. C'è un dettaglio di cui vorrei parlare, no? Io non ho accennato la formazione psicanalitica che ti riguarda è quella lacaniana. E quindi la domanda è, che per me è forse più di una sensazione, è proprio la psicanalisi a indirizzo lacaniano che si sta occupando di più oggi della questione laica? Io adesso non so se sia ancora così da 30 anni, perché non mi sono più informato, ma che ne so, 30 anni fa nella società psicanalitica italiana, quella ortodossa, c'era un 20% di posti che erano riservati ad altre lauree. Io mi laureavo in architettura o in veterinaria o in legge e potevo andare
a formarmi come psicanalista, se. Ecco, mi pare che da questo fronte oggi non ci sia quasi dibattito, e che questo dibattito sia appunto l'indirizzo che fa capo a Lacan. Che cosa ne pensi? C'è questo o è una coincidenza? Sì, io posso dire che se ho fatto quello che ho fatto, in particolare questa traduzione in collaborazione con Davide Radice, è perché ho avuto un maestro che si chiama Jacques Lacan. Io credo che il famoso ritorno a Freud di Jacques Lacan si sostanzializzi fondamentalmente in questo. Lacan ha trasferito Freud in Francia, che è un'operazione incommensurabile, ma soprattutto ha demedicalizzato Freud, l'ha preso dalla medicina, dove Freud si era arroccato, e l'ha portato fuori dalla medicina. Dove l'ha portato? L'ha portato in campo filosofico. Gran parte della dottrina lacaniana è una dottrina fenomenologica. Io copio passo passo il lavoro di Lacan, con una piccola differenza, che anch'io prendo Freud dal campo medico in cui è nato e lo porto dove? In campo scientifico, dove credo che la psicanalisi trovi il suo terreno specifico. L'operazione che io faccio, questa traduzione lo testimonia, è stato lo sforzo di trasferire Freud dalla medicina alla scienza, correggendo la fallacia freudiana che credeva che la medicina fosse una scienza. La medicina non è una scienza, è una tecnica, applica ritrovati tecnici scovati da altre scienze, le applica alla cura. L'insegnamento di Lacan è che la psicanalisi è un'etica, quindi è largamente indipendente dalle preoccupazioni di cura. Deve portare il soggetto, la psicanalisi, deve portare il soggetto a prendere delle decisioni etiche, cosa che oggi fanno in pochi. Davide, allora possiamo dire che questa è stata proprio una traduzione di Freud con Lacan? Ma diciamo che dal mio punto di vista no, nel senso che alla fine non ho ancora approfondito molto il pensiero di Lacan. Ti ripeto, per me è stata una sfida, soprattutto l'ho visto all'inizio, no? con il primo approccio, quando ho letto la prima stesura di Sciacchitano, mi sono confrontato con il tedesco, veramente era un discorso di cercare di appurare, anche ad esempio usando dei dizionari dell'epoca, quindi dei dizionari proprio ad esempio uno del 1900 proprio, capire cosa lui volesse dire, quale fosse la lingua, no, che lui stava usando. Poi direi, sì, appunto, la cosa importante è che si è sostanziato come un lavoro di ricostruzione che è andato a far tesoro del pensiero che altri avevano portato. In primo luogo dico gli altri traduttori, ad esempio il fatto di aver potuto anche avere la collaborazione di una nostra amica che ha fatto una revisione confrontando parola per parola con le versioni spagnole e argentine, ci ha permesso ad esempio con Ballesteros, che ha tradotto nel 1928, di avere, come dire, una traduzione che da una parte era molto, molto elegante, perché questo Fradi l'ha riconosciuto in una lettera che ha spedito a Ballesteros nel 24, che trovava le sue traduzioni diciamo meravigliose, ma poi soprattutto qualcuno che ha tradotto praticamente negli stessi anni in cui Freud aveva scritto. Per me soprattutto è stato un lavoro, diciamo, filologico, un lavoro di diciamo uno sforzo di rimanere fedele alla lettera e di portare il suo pensiero, attualizzarlo al giorno d'oggi. Ecco, per me il discorso di Lacan rimane abbastanza esterno per adesso rispetto ai miei interessi e rispetto agli strumenti che ho utilizzato in questo lavoro. Ecco, magari poi Sciacchitano ha un'opinione diversa. Io posso aggiungere che
Posso aggiungere un dato biografico su Lacan? Lacan non conosceva il tedesco, aveva una conoscenza scolastica, però, proprio in occasione di un intervento che faremo io e Davide a maggio a Berlino, ho avuto modo di ripassare alcuni passi di tedesco tradotti, di Freud in tedesco tradotti da Lacan, sono tradotti benissimo. Allora, io credo di aver imparato da Lacan la fedeltà alla lettera. La fedeltà alla lettera non è stata rispettata dai traduttori inglesi, non è stata rispettata dai traduttori italiani, è stata forse più rispettata che da noi dai traduttori spagnoli. Questo bisogna riconoscerlo. Sì, accenno appena che pur non sapendo così bene il tedesco, ha tradotto un testo dal tedesco, no? Ha tradotto Logos di Heidegger, e poi sappiamo, no? Ha anche scritto un testo, insomma, La significazione del fallo, no? Per cui, insomma, sì, forse c'era qualche idea sopra, non lo praticava sempre, però erano condizioni di confrontare ciascuna volta il testo, no? Alcune delle sue traduzioni sono emerse così. Un'altra domanda, piuttosto, com'è la ricezione di questa traduzione oggi? Quali sono gli echi che avete delle presentazioni fatte, delle cose che avverto che, insomma, si sta costruendo un dibattito attorno, oltre che c'è per altre ragioni anche in Italia una zona di dibattito sull'analisi laica? Sì, posso rispondere io? Posso dire? Sì, sì. Posso dire che c'è un timore per il nuovo. Essendo la maggior parte dei miei colleghi iscritti in scuole, essendo le scuole costruite in modo dottrinario su assunti dottrinari precisi, gli scolastici, coloro i quali si sono formati dentro le scuole, hanno paura di novità, hanno paura della messa in discussione anche solo letterale, anche solo quando per esempio noi traduciamo Freud che dice: io vorrei essere rassicurato che la psicoterapia, che la medicina non ammazzi la psicanalisi. Musatti uccida. Dice che la cura non soverchi la psicanalisi. Una traduzione, per dire, un po' soft, un po' troppo soft per non dire infedele. Allora, spostare i termini della pura e semplice lettera fa paura. E i colleghi mi guardano con sospetto: ma cosa vuol fare costui? Vuole rivoluzionare la psicanalisi? No, voglio semplicemente restare fedele alla lettera di Freud per aiutare Freud a uscire dalla gabbia medicale. Tutto lì. Prego, Davide, sì, rispetto alla... Sì, diciamo che la cosa che, sì, che ci ha colpito entrambi è il fatto che praticamente solo persone giovani, a parte tu, si sono interessati al nostro lavoro, ci hanno invitato, eccetera. Cioè, e questo è abbastanza significativo, no? Cioè, è come se chi non ha niente da perdere, allora è disposto a confrontarsi, a sponsorizzarci, a darci uno spazio. Insomma, questo è una cosa che comunque va detta. Sinceramente, tutte le persone che l'hanno letta mi hanno comunque riferito che sono rimasti abbastanza impressionati dalla quantità di note, no, che noi abbiamo fatto, perché è oggettivamente una novità, no? Però va vista un po', secondo me, in un modo un po' più ampio, ovvero è un lavoro diverso, nel senso che già il fatto che siano liberi i diritti, cioè ovvero che siano passati più di 70 anni dalla morte di Freud, eccetera, quindi chiunque può tradurre e pubblicare, no, le proprie traduzioni, quello già
rende possibile un lavoro un po' più libero, no? E poi sinceramente noi prima abbiamo pensato a fare il lavoro che volevamo fare, quindi poi ci siamo accorti lavorando insieme così che il lavoro collettivo è molto più, per usare proprio un termine di Freud, è molto più fruttuoso e molto più fertile, no? Perché è tra di noi che è avvenuta questa traduzione, no? E quindi il risultato che poi abbiamo portato, abbiamo scritto, in genere è diverso da quello che è la forma normale con cui si fanno delle note, con cui magari ci si confronta col lavoro degli altri. Cioè, per noi, essendo un lavoro vicino a un lavoro scientifico, o un lavoro scientifico, anche questo di traduzione, è chiaro che noi portiamo delle congetture e cerchiamo di confutare le precedenti, cioè, quindi siamo a nostra volta pronti a leggere e a vedere magari delle confutazioni delle nostre posizioni. Intanto continuiamo a lavorare su questo tema, ad esempio abbiamo fatto già tante piccole traduzioni di lettere o di interventi sull'analisi laica sul nostro sito, quindi per noi è un lavoro che continua, no? E ci accorgiamo che quando abbiamo l'occasione di presentarlo, quando abbiamo l'occasione di parlarne, come in questo caso, ci arricchiamo anche noi, quindi siamo comunque in questa condizione di lavoro continuo, mentre, e concludo, l'atteggiamento che Musati ha avuto nei confronti del suo stesso lavoro, no? di traduzione è stato assolutamente conclusivo, nel senso che una volta che lui l'ha tradotto all'inizio degli anni 60, per lui era così. Infatti poi, quando è stato integrato nel 78, è stato integrato tale quale e non è stato sottoposto alla revisione della Colorni, come è avvenuto per tutte le altre opere, quindi è proprio un atteggiamento completamente diverso, e questo almeno ci viene riconosciuto, ecco. Sì, riprendendo un po' la materia storica del piccolo libro di Freud, no? E all'epoca questo scritto fu fatto in reazione a un analista, appunto, laico, che fu accusato, no? Di esercizio abusivo della medicina, penso. E ora, sì, quella partita all'epoca, in effetti, si è giocata poi non tanto a livello del testo, che sembra che non abbia influito così tanto, e mi pare che anche in tal senso lo diciate voi, no? Diciate che dite è una, come dire, non un fallimento, ma insomma non ha funzionato questo testo per tenere l'analisi laica, e la partita si è giocata proprio a livello istituzionale, a livello associativo, no? Soprattutto per quanto riguarda l'America, che a livello associativo ha reso la formazione medica come unico approccio alla psicanalisi. Ora, non è che c'è questa partita in ballo, cioè questo testo dell'analisi laica non è che pone proprio anche dalla difficoltà della ricezione, no? Rispetto a coloro che non sono troppo liberi, non è che pone una questione precisa alla struttura stessa dell'associazione psicanalitica, cioè non dico semplicemente o freudiana o lacaniana, no, è anche questo testo, tra le righe, un'obiezione a una certa struttura che non facilita poi la ricezione e l'ascolto delle novità. Prego, Antonello, ed è la tua domanda. Sono con te. Freud, scrivendo a Max Eitingon, lo dice chiaramente: ho fatto un buco nell'acqua con questo pamphlet, ein Schlag ins Wasser. Allora, perché ha fatto un buco nell'acqua? La questione, come accennavi tu, è il legame sociale che si stabilisce tra analisti e analizzanti, che è il legame sociale professionale, è il legame sociale dell'associazione medica. Freud non ha saputo inventare un dispositivo terapeutico individuale, non ha saputo inventare un dispositivo collettivo. Come dispositivo collettivo non ha fatto altro che applicare la sua psicologia delle masse, dove la massa modello è l'orda primitiva, con un capo incontestato,
e con tutti i sudditi uguali tra di loro, sottomessi alla pari, identificati al capo. Non c'è interazione tra i sudditi al capo. Allora la psicanalisi, che pure si propone come colei che dà accesso all'inconscio a livello individuale, a livello collettivo si è dimostrata essere una religione come le altre, dove c'è un papa, ci sono dei vescovi, sono gli analisti didatti e ci sono i poveri catecumeni che fanno l'analisi. Il modello è vecchio, è ecclesiastico, ed è il modello delle associazioni, dei sindacati, insomma, dei sindacati professionali. Ecco, Freud ha in questo fallito. Bisogna dire che per essere freudiani oggi bisogna aiutare Freud a uscire dalla gabbia, uno, medica, e due, professionale. Ecco, inventiamo una psicanalisi che non sia medica e che non si esprima solo come una professione, ma sia un progetto morale di cambiamento di vita. Tu devi cambiare vita. Sto citando Peter Sloterdijk, 2009-2010, una cosa così. Davide, vuoi dire una parola su questo aspetto? E siamo in chiusura, la mezz'ora. Sì, guarda, magari per ricostruire l'aspetto, diciamo, storico, eccetera, nel senso che lui inizia già a capire che deve prendere posizione sull'analisi laica. Lo fa prima all'interno dell'associazione psicoanalitica viennese e in sostanza nella lettera a Federer, che ho tradotto poche settimane fa e pubblicato sul sito, lui inizia a capire che non lo ascoltano in sostanza. Allora inizia a dire d'accordo, combatterò anche da solo, non ho problemi. E infatti è quello che lui farà, prima di tutto prendendosi la responsabilità di scrivere questo testo, che comunque è un testo veramente molto godibile anche da leggere, molto interessante, e poi continuerà, perché con questo testo darà inizio a una discussione che avverrà a livello internazionale all'interno dell'IPA, e di cui il post-scritto rappresenta un po' la sua conclusione. Praticamente, tirando le fila, sono andati dalla sua parte in sostanza solo la scuola ungherese, e poi per tutti gli anni 30 continuerà a lottare contro gli americani. Fra l'altro, da un'indicazione che abbiamo anche tradotto e aggiunto alla conclusione del testo, anche una variante al post-scritto che lui ha scritto proprio contro gli americani, e che poi, diciamo, così l'impiegato della psicanalisi ha deciso di non, cioè Jones, l'ha dissuaso dal pubblicarla, però noi l'abbiamo tradotta ed è molto forte come posizione contro gli americani quel testo. Bene, io ringrazio Antonello Sciacchitano e Davide Radice per questa prima conversazione. Auspico che abbiamo poi altre occasioni di dibattito. Tra l'altro, quella citazione a Federer, mi pare che sia proprio lui quasi l'unico che abbia avanzato delle obiezioni teoriche alla struttura dell'Istituto Psicoanalitico di Berlino, proprio che andavano in direzione, no, dell'analisi di questo uno che comanda e tutti che dispongono. E quindi ridico il libro di cui si tratta, ed è La questione dell'analisi laica, conversazioni con un imparziale, di Sigmund Freud, che è stato tradotto appunto dai nostri due ospiti, Antonello Sciacchitano e Davide Radice. Io vi ringrazio moltissimo e ci diamo appuntamento per qualche altra occasione. Grazie Antonello, grazie. Grazie a te, buonasera. Grazie a te. Donato, buonasera.